Salutate. Si va bene un guglione. Scusa la mezza, alle 3 mi hai detto io. Ciao Luca. Alle 3 gli hai detto? Alle 3, ma va. Io mi hai detto alle 3. Ho detto che alle 3 dovevamo partire. Ciao. Tieni tutti questo cazzo di cellulare. Ciao. Bene. Siamo qua. Prima non viene, come al solito. Non è puntuale. Elisa tace. Giriamo qui. Giriamo. Dai Emma, cos'è che vorresti? Cos'è che vorresti? Fare? Fare una pausa. Fare una pausa per? Perché sei un tossico. Comunque avvisiamo i telespettatori che stiamo facendo la Gardesana, perché la Gardesana dalla parte di Brescia poi. Chi va? Da che parte vuoi andare? Io voglio fare l'altra. Oh, qua si mangia. Allora, secondo me è amici, era imprevedibile, ma la Gardesana si è rivelata un fallimento. Ringraziamo Grossi. No, fai culo. Per cui Mr. Grossi ha deciso. Adesso vi faremo vedere. A piedi. Sì. Fino a Bergamo. Ha deciso di andare a piedi fino a Bergamo. Lo zoom. Quello è professor Grossi, che lo stia facendo autostop a un rumeno. Sì, cammina. Continua a camminare. C'era un incidente, ho detto ancora, non so, non sono arrivato in fondo alla coda e poi viene. Adesso, morto segreto. Decisamente adesso. Avevo due chiavi. Ma che profilo, in controluce. Ma smettila. Questo è il lema. Poeta, artista, pubblicista. Allora Bronzi, che cosa ne pensi? Ti pare che si stia smaltendo? Sì, beh, in realtà secondo me non è stata una brutta scelta quella di fare la Gardesana, perché vedrete che dopo porterà i suoi frutti. Ma sentiamo anche la controparte. Beh, no, il microfono, come ne pensi? Vaffanculo. Amici, questo è un momento ippico. Abbiamo preso una strada che nessun altro sano di mente farebbe. Il navigatore non la conosce, noi non la conosciamo. Soltanto un cazzo di camionista rumeno sapeva di questo. Era rumeno. Non riusciva a dire est, diceva yes. Diceva Birgamo. E come uno così, come fa a sapere la strada? Ma c'è! Oh! We have a little problem. A cock. Dritti! Perché non era questa? No, girati. Temo che non sia questa. Ma non è questa? Non è questa, Bronzi. Allora come cazzo si aggiunge quella di prima? Sì, sarà più avanti. Siamo in aeroporto, Emma saluta. Primi momenti di civiltà, ciao, salutate. Finalmente che poi civiltà. Sveglia. Ma qual è il problema di prenderla dove l'abbiamo presa? Decisioni sulla metro, prima mattina. Ciao Laura, cosa hai da dire? Dai. Stranamente il lutti è davanti a... Una poca di grazia, fammi partire, e arriva.
siamo qui riuniti. Laura, fai vedere. L'ho preso dalla signora il calippo. Ah sì? Sì, vai. Ah, è la stessa? Adesso mi sembra meno, prima mi sembra peggio. Ah, vabbè. Porto. C'è la in tasca? Come l'ha fatto l'altro? È la stessa dell'altro. Però ma a caso, la Laura che mangia il calippo. Sexy and I know it. Cena? Buonasera signori, allora che cosa guardiamo? Allora, se ci illustri la lista. Allora abbiamo la pizza. Con cosa? Condimento ovvio dello chef. Lo chef non dovrebbe stare. Non dovrebbe stare il abbiamo riso. Abbiamo riso. E poi abbiamo il secondo colima anche col dessert. E la frutta e l'anguria fresca di stagione, per cui potrebbe essere anche di un mese fa. Ok, ecco, sono in vicino. Oh, piatto, della... piatto del giorno, allora, piatto del giorno. Io, piatto del giorno. Okay. Ah, due piatti del giorno. Per me dei ravioli di zucca. Vabbè, non li abbiamo per l'ultima. Ciao! Abbiamo i ravioli di zucca! Li abbiamo finiti giusto un attimo fa! Lo chef è francese per quello che fa la ha detto che li abbiamo finiti, li abbiamo terminati. Allora delle pesche fritte. Pesche fritte. Chef! Avevo su la pasta fritta? Oh! Abbiamo delle pesche fritte? Mi spiace, le abbiamo finite un attimo fa, ancora quelle. E state finita? Purtroppo io se posso le consiglio il vermicelli. Piatto del giorno! Solo il riso che è rimasto! Allora prenderò del riso. Perfetto, da bere abbiamo... Metto quel? Spain!
non l'avrei fredda. È calda. E show. Cosa? La nerd, cosa vuole? La nerd. La combinazione. Cosa bevi? Acqua. Acqua invece è fredda. No, la Vicky, la Vicini. Bene, e sole. Per me è l'acqua della casa. Sì, ma io vorrei una bottiglia. Vorrebbe una... una... insomma. Se mi lascia. Fa chiedere. Bene, allora... Metti la vendina. Sì. Ti sto facendo un video. Che voglio ricordarmi questa minchia. No, aspetta il video. Dall'altro. Venite! Sto stai il piatto da davanti, Laura. Se non è carino al secondo, non credo sempre. Momento! Davvero, no, guarda giù, guarda giù. Che bello là! Guarda, è carinissimo, guarda che bello. Il signor Curia. Una dichiarazione per la stampa. L'ultima sera sono circa le 4:22. Le 3:30. No, le 4:22, che 3:30. Le 4:22, ok. Lilly domani avrà qualcosa da dirci? Mi sa. Aia. Mi bene da quanto se lo ricorda. Esatto. Ci sarà da spanzarsi. Io mi dovrei anche struccare, Laura. Te l'ho offerta prima. Veramente. Vedete la loro bella cameretta. La Laura era il cesso. A fine serata. Fate, avevo i capelli. A un certo punto anche quella svoltra sul cubo e ti aveva preso una bottigliata e ho iniziato a far così. Ma che cazzo? Vieni qua. Tannello. Di letto? No, devi mettere a svegliare alle 9, Laura. No, mettila alle 8. Tanto alle 9 non ci alziamo. Mettila, cioè, alle 10 e mezza. Se si sveglia, mette. Ci cioè, svegliamo. Ma non sai tipo... che se la metti alle 8 vuol dire 3 ore e mezza? Invece alle 9, 4 ore. È stato divertente giocare in allegria. C'è un solo inconveniente che il tempo vola via. Addio, addio. Amici, addio, noi ci dobbiamo lasciare, ma hey, io dico che è ok. Io non vedo l'ora.